senza novità, niente senso. Senza novità, niente senso. Beh, innanzitutto, che tipo di senso, di che tipo di senso si vuol parlare qui? Perché appunto ci sono molti sensi, ci sono i sensi, quelli del corpo umano, però ci sono anche i sensi di marcia, i sensi come indirizzo, che vanno da qualche parte. E appunto è di questo tipo di sensi che qui si vuol parlare, dei sensi di marcia, i sensi che vanno da qualche parte. Allora, per andare da qualche parte è chiaro che non è possibile continuare a rimanere in un punto di partenza, e allo stesso tempo da questo punto di partenza non è possibile continuare ad attingere ad un passato, perché il passato sta appunto dietro di noi, è qualcosa che abbiamo vissuto. E quindi se noi attingiamo solo da questo vissuto, traiamo appunto dal nostro passato il nostro senso odierno, non c'è novità. Perché? Perché è semplicemente un ripetersi di quello che è già stato. Pertanto, affinché ci possa essere un senso, quindi un futuro, qualche cosa che va oltre il nostro presente come idea, serve necessariamente qualche cosa di nuovo.